benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Aggiornamento di Martino. Oggi Martino compie 16 mesi, per farla più semplice, un anno e 4 mesi. E come sapete ragazzi, noi di tanto in tanto aggiorniamo sul Martino, sui suoi sviluppi, sui progressi, eccetera, giusto, eccetera. Quindi è arrivato il momento oggi di andare a vedere insieme tutti i progressi del signor Mamo. Del signor Mamo, che si sta mangiando la sua mela. Eh sì. Prima di iniziare però vi ricordiamo che ci sono nuove date. Possiamo, ragazzi, incontrarci ancora. Ci incontriamo a Oltremare Riccione il 4 giugno. Ci incontriamo al Vulcano Buono di Milano, quindi Sesto San Giovanni, quindi venite tutti numerosi, e ci vediamo anche a Pinarella di Cervia, sarà l'evento con la sabbia e pica, comunque trovate tutte le informazioni qua nella copertina che vi ho messo, vi aspettiamo, lì ci saranno le nostre magliette, felpe, quindi potrete prendere lì, e inoltre le potete prendere anche online, disponibile online il nostro merchandising, link in descrizione del merchandising. Ma io ho notato che ci hanno chiesto in tantissimi bicchieri le cose. Piano piano iniziate a comprarvi la maglietta della Space Family, sì, poi arriveranno tante e altre già, cose già ce l'hanno in tanti, già in tanti la state prendendo, ragazzi, mi raccomando, se la prendete taggateci su Instagram Vale Mise, sarà disturco, noi vi ripostiamo. Adesso è arrivato il momento. Gli aggiornamenti del signor Pesso. Il signor Pesso Mamo. Pesso, com'è avere un anno e quattro mesi, amore? Com'è essere un bambino grande? È bellissimo. Allora, amore, io direi di iniziare da una cosa importante che è successa in questi giorni. La cosa principale. Sì, la cosa più importante. La domanda del secolo che pervade tutti gli space familiari è: Martino cammina? Ci è arrivato dall'asilo questo video. Una mattina, mentre Martina al nido, sapete che Martino va al nido la mattina, ci arriva questo video. Vale dall'altra parte della stanza. Oddio, io chissà che mi pensavo che era successo, che fosse successo. Mi fa: Martino cammina. Io cosa? Guardiamo il video, raga. Cioè, ha camminato. Siamo rimasti sconvolti. Esatto. Si è staccato, ha iniziato a fare un po' di passi. No, lei ha detto, la maestra ha detto, che si chiama Sara, ovviamente. La maestra Sara ha detto che gli ha dato l'alditino per camminare. Lui si è praticamente staccato dal dito e ha cominciato ad andare da solo. Ma perché c'erano anche altri bambini vicino. Quindi secondo me lui ha guardato gli altri bambini e ha detto, ma posso farlo anch'io? E si è buttato. Da quello che abbiamo capito, Martino è semplicemente pigro. Sì. Cioè lui saprebbe già camminare. No, lui sa già camminare. Però la maestra ha detto, siamo sicuri che camminare lo sa fare. Però non lo fa. Non cammina ancora per casa. Io ho capito una cosa, che secondo me casa nostra, amore, è troppo grande per lui e ci sono spazi molto grandi. Facendogli però il corridoio di oggetti, lui riesce a camminare. Infatti dove va al nido non è così grande. Quindi lì ovviamente si butta di più, esatto, capito? Infatti in casa ogni tanto lo vediamo, lì si stacca, fa qualche passetto, però non si butta ancora, sembra che dica, ma perché vado più veloce gattonando e quindi non voglia a camminare. A cosa mi serve? Però noi oggi nel giorno degli aggiornamenti proveremo a vedere, di stimolarlo e vediamo se si mette a camminare in questo video, non lo sappiamo, ragazzi. Quindi questo è il primo grande aggiornamento, diciamo il più importante di tutti, se Martino cammina o no. Sni. No, beh, camminare sa camminare. Sa camminare, ma non cammina. Ma non cammina. Sa camminare, quindi ma non cammina. Sni, esatto. È come dire, io so leggere, ma non leggo. È vero, è un sni. Martino è uno sni. È vero, è uno sni. Sei uno snitch. Come potete vedere, altri aggiornamenti, ormai ve l'avevamo detto pure nello scorso aggiornamento, Martino ormai mangia cibo grande, solido, da solo con i suoi dentoni. Sì, ormai ho mangiato tutto. Ieri sera si è mangiato la pasta con il pomodoro e le verdure. Eh sì. E al suo pranzetto le zucchine, il purè, amore.
Sì, eppure è. Che bontà, che bontà. Successo. Guardi, guardi. Dove sei? Cosa è successo? Ecco i dentoni. Un altro aggiornamento è che adesso associa il brrr alle macchine. Ogni volta che ha una macchina fa brrr. La macchina è brrr. Come fa la macchina? Mamma! Mamma! Che stai facendo? Come fa la macchina, Martino? A fare la passeggiatina col dito. In piedi! Mano! Mano, mano, papà! Dai la mano, papà! Dito, papà! Dito, papà! Martino, mami! Bravo! Bravo, amore! Andate! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dove va, mamma? Dove va, mamma? Dove cammina? Cos'è? Oddio, che bello! Come va la mamma? Zio Martino. E muore. Sali, alza, che bravo! Ha iniziato a fare così. Sì. Adesso, in diretta. Posso parlare nella vecchia fattoria. Vai, come fa l'elefante? Ma cos'è, la canzone della mamma? Dov'è mamma? Mamma. Mamma, chi è mamma? Sono io la mamma. Sì. Oh, eccolo, come fa l'elefante? Come fa l'elefante? Non è l'elefante. Dov'è l'elefante? Come fa? Mamma. Dov'è mamma? Eccomi. E papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Eccolo. Trasferiti in cameretta, perché come vedete qui lo spazio è minore e lui riesce ad essere un po' più sicuro di sé, vero amore? Eh? Sì! E in più abbiamo questi tappetoni, perché sono due enormi, che lui comunque è abituato anche al nido e quindi lo rende ancora più stabile. Su, 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 tiriamoci su, 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 tiriamoci su, su, su. Bravo! Senza mani! Vedi mamma, vedi mamma. Vedi mamma. Fagli vedere a mamma come sei bravo. Bravo! Vedi, lui vuole camminare. Guarda, fa di tutto per mettersi in piedi. Però ha ancora quella paura un po' mia. Gira, gira, mamma. Guarda, guarda. Allora lo prende. Ma quanto sei bravo! Brum! Brum fa la macchinina! Guardalo, Hercules! Boom! Vai, gira, gira, vai, vai! Ma che forza abbiamo in questa casa! Amore! Oh! Gli oggetti trascinandoli. Sì, ma quelli grossi. Quelli grossi. Perché esatto. È forzuto. Sì, sì, guarda. Hercules! Guardalo! Bravo! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, amore! Fa senza mani! Bravo, amore! Bravo!
Agnia. Agnia. Dov'è la lingua di Martino? Dov'è la lingua di Martino? Fammi vedere la lingua. Martino riconosce tra l'altro la bocca, qual è la bocca, quali sono le orecchie, qual è la lingua. Infatti se dico lingua, lingua. Martino, dov'è la lingua? Dov'è la lingua? Dov'è la lingua? Ecco la lingua, dove sono gli occhi? Gli occhi? Occhietti. Gli occhietti di Martino dove sono? Gli occhi? Occhi? Orecchie? Gli sono le orecchie. Orecchie. Aggiornamento fisico di Martino: ha sempre più capelli. Guardate quanti capelli gli ha. Gli vanno tutti dentro gli occhi. E poi ha imparato a pettinarsi. Ti pettini, Martino? Ti pettini? Guarda che lunghi che sono pure dietro. E sì, tutte sudate perché ha giocato tantissimo. Eh? Quanto sono lunghi? Quando li tagliamo questi capelli? Mai. Quando? Come mai. Mai? Come mai? Mai, mai. Ma no, ma bisogna tagliare prima o poi. E niente, poi cammina con le ginocchia. Che dobbiamo fare? Mamo, dove vai? Sacco. Yes.
sta camminando per casa. Sì. Oddio, sta camminando per casa. Amore. Oddio, sta camminando. Bravo. Bravo, mamma. Bravo. Vieni, vieni in cucina. Vieni in cucina. Dove vai? Bravo, amore. Ciao!
iniziate a vedere correre. Eh sì. Ci sta prendendo la mano. Ciao.